puntata Pretenders, don't get me wrong. Abbiamo già Luca, e guarda. Presentiamo? Me lo presenti tu lui? Lo presento io. Allora, chi abbiamo dall'altra parte del vetro? Avvicinati al microfono. C'è il nostro Luca De Micheli. Eccolo lì, che si occupa della comunicazione della Bakery Piacenza. E perché parto con la presentazione di Luca De Micheli della Bakery Piacenza? Perché siamo ufficialmente entrati nel consueto spazio del mercoledì con Bakery Time, con la Bakery Piacenza, e quello che parlava adesso al mio fianco non era il sergente Ricky Arman, che di solito si occupa della parte tecnica, no! È uno dei protagonisti di quest'anno della Bakery Piacenza, sto parlando di Gabriele Finn. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Pronunciato bene tutti i dati, tutto post classe 1990. Di Bologna. Purtroppo per lui di Bologna. Derby, scherza, abbiamo il derby in radio fuori onda, che non c'entra col basket, ma è campanilismo di città. Ecco, perché io sono di Modena e lui è di Bologna. Abbiamo fatto il derby in diretta. Vabbè. Allora, no, Gabriele, parliamo un po' della Bakery, che forse interessa un pochino più, no, del mio e tuo derby tra città. Bakery che dai, sta proseguendo a pieno ritmo questo cammino, questo bel cammino di questo campionato, no? Sì, stiamo procedendo a pieno regime, diciamo che siamo molto in forma, siamo attualmente terzi in classifica, il nostro obiettivo, come abbiamo già dichiarato un po' tutti, è quello di arrivare a fine stagione pronti per giocarci le nostre chance di promozione, e quindi lavoriamo tutti i giorni in palestra duramente in previsione di questo. Ecco, peraltro reduci anche da un risultato positivo, quello di questo fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Sì, abbiamo vinto domenica a Faenza, un'ottima prova di squadra, abbiamo dimostrato ancora una volta che giocando insieme possiamo vincere e siamo molto contenti, molto bene tanto. Prosegue anche perché, come dire, si è ormai giunti al termine della prima fase del campionato, insomma, uno dice magari anche sulla distanza la stanchezza inizia a farsi sentire, invece a quanto pare concentrazione sempre a livello. Sì, no, infatti, come detto prima, lavorando in palestra settimanalmente che si crea il gruppo, si creano le mentalità vincenti che poi ti portano alla lunga a essere, diciamo, a predominare sul campionato. Anche adesso alla fine sarà quella la differenza che farà essere sempre pronti in palestra durante la settimana. Ecco, e questo intanto è l'inizio della nostra chiacchierata, perché avrei già un'altra domanda da farti su questo tema, ma ci fermiamo un attimo. Abbiamo Neffa con un singolo che sta andando fortissimo. Torneremo tra pochi istanti, sempre qui in diretta su Radio Sound con Gabriele Finn. Ancora non capire, fino a che non ci sarà più vita dentro le venne, allora tu colpisci. Neffa, colpisci! Cosa che non deve fare Gabriele Finn quando tira a canestro, non deve colpire il ferro dentro, diretta, peraltro specialista del tiro da tre punti Gabriele Finn, mi dicono fonti molto ben informate, cioè quelli gli specializzati sui numeri e sulle statistiche. Ci fidiamo allora. No. Confermi? Ci proviamo almeno. Ecco, no, perché gli stavo chiedendo prima fuori onda, no, specialista fa sì, pare di sì, cioè, perché tu la tiri a caso, no, poi va dentro. Prego, solitamente. C'era la preghiera, la speranzella fa che vada dentro, perché mentre De Micheli becca sempre il tabellone quando va bene. Così mi dicono. Quello dei punti, esatto, neanche quello a canestro, ecco. E com'è contento quando lo citiamo? Lui si trova molto, molto contento, vedi, fanno quel volto. Sorride sempre, fa quelle facce. Sì, vabbè, la perplessità fatta per sua. Allora, parliamo un po' di Gabriele Finn, ci facciamo un po' di affaracci tuoi. Allora, classe 1990, originario di Bologna, nato a Bologna, nato e cresciuto a Bologna. Ma non hai iniziato proprio prestissimissimo a giocare a pallacanestro tu? No, infatti, prima giocavo a calcio, perché ero nella famiglia di calciatori. Ah sì? Sì, tutti calciatori. Mio babbo è allenatore, anche i miei zii pure. Mi hanno trasmesso questa passione. Come tutti da piccolo volevano fare quello che faceva il papà, certo. Volevo fare il calciatore. Poi papà, appassionato di basket e della fortitudo anche lui, iniziò a portarmi a palazzo in fossa, e fossa di Leone, il tifo organizzato della fortitudo. E da lì mi sono appassionato. Da lì è scattata la malattia, diciamo, tra virgolette, no? Sì, proprio. Poi ero un po' più alto degli altri, già all'epoca, mi fa, perché non proviamo ad andare a giocare a basket anche?
dai, mi piace, andiamo a vedere, da lì è iniziato per gioco, è stata una scintilla immediata, sì. Proprio colpo di fulmine, colpo che di si è... fulmine. E poi ecco, a 10 anni un bambino inizia a giocare così per divertimento dopo la scuola, quando è che la cosa è iniziato a farsi seria? Ma diciamo che per i valori che mi ha sempre inculcato mio babbo, che mi fa, tu fai una cosa ma ne fai fatta bene, e quindi già all'epoca, meno male, ero serio, anche già a 10 anni. Quindi ogni tiro piano... sbagliato 10 flessioni sul posto, subito, flessioni. No, però è sempre stata una cosa seria per me, sia lo sport e anche la scuola, anche se magari sì. Un po' più. No. vabbè, insomma, si cerca di fare il possibile, no? Ecco. E, no, serio nel senso, quando è che hai capito, ok, questo è il lavoro della mia vita e il basket è diventato professione? Quando mi ha chiamato la Fortitudo, che da prima era una piccola società di Bologna, nella Ponte Vecchio, la Fortitudo mi chiamò e andai a giocare per la Fortitudo a 16 anni. Quindi da lì ho iniziato a pensare che magari potevo fare il professionista e cercare di guadagnare da vivere così, non è bruttissimo, direi. E cosa, ecco, essere chiamati da una big, appunto del calibro della Fortitudo, insomma, parliamo della Juventus, della Pallacanestro, del Milan, insomma, tanto per farci capire degli ascoltatori che non dovessero essere appassionati o comunque intenditori di basket, cosa significa ricevere questa chiamata? Oh, cercano proprio me. Vabbè, poi ti dico, io poi tifoso Fortitudo, tra l'altro, ti dico quanto possa essere stato felice, però sì, no, contentezza, poi sai, un ragazzino di 16 anni che fino andava a fare il tifo al palazzetto, la guardava magari su Sky in TV, era una figata unica, scusami, passami il tempo. No, certo, bisogna farsi capire qui, no, essere chiari, diretti, concisi. Dopo Bologna, altre esperienze prima di approdare qui a Piacenza? Dopo Bologna sono stato a Ostuni, una città bellissima, un po' più lontana. Puglia. Esatto, in Puglia, dove mi sono trovato veramente bene. E, no, bellissima esperienza, perché era la prima esperienza fuori di casa. Sai, tutte cose nuove, senti i genitori appresso, ti fai la tua vita, no? Sì. Sei proprio l'uomo di casa, ero. E quindi, no, mi è servita molto anche a livello umano e caratteriale. Oltre che sportivamente sono rimasto molto contento. E poi sono tornato a Bologna e poi, dopo qualche anno, sono venuto a Piacenza. E poi quest'anno, appunto, l'approdo a Piacenza. Molto bene, Gabriele, la conosci Annalisa? Sì. Conosci bene? Non molto bene. Fa la sua bella figura, no? Anche con questo nuovo singolo, si chiama Splendide. Lascerò che sia. Di Annalisa nella mattinata di Radio Sound, il suo singolo Splend all'interno di Bakery Time, il consueto appuntamento del mercoledì dedicato alla Bakery Piacenza. Oggi nostro ospite qui negli studi centrali di Radio Sound, Gabriele Finn, col quale stiamo facendo una bella chiacchierata. Ci ha raccontato anche un po' del suo percorso, insomma, anche in altre città d'Italia, la sua partenza da Bologna, l'esperienza a Ostuni, il ritorno a Bologna, poi quest'anno l'approdo a Piacenza. Come è nato l'approdo alla Bakery? È nato quest'estate, mi trovavo con il mio compagno e amico Jack Sanguinetti, eravamo a Rimini al mare. E... Fa un po' nome d'attore, Jack Sanguinetti. Ce l'ha un po' del. Diteglielo quando oggi Jack Sanguinetti. Prossimamente nei migliori cinema. No, vabbè, piccola parentesi. E no, io mi arrivò la chiamata del mio collaboratore, che aveva iniziato a parlare con il presidente Beccari, c'era questa opportunità, gli ho detto, guarda, sembra la situazione ideale per me, ci ho messo un secondo a decidere, allora ho chiamato subito e ho detto, guarda, fai tutto quel che devi fare, andiamo a Piacenza, super. Hai capito, fantastico. Secondo. Tra l'altro poi, insomma, adesso è scelta evidentemente con tutte le scaramanzie, le cautele del caso, eccetera, eccetera, insomma, che per il momento è una scelta premiante. Anche tu stesso, personalmente, stai vivendo una bella stagione. No, sono contentissimo. A parte che il gruppo è bellissimo, ci troviamo veramente da Dio con tutti i ragazzi, siamo un tutt'uno sia in campo che fuori, ci troviamo spesso, quindi a livello umano e personalmente sono contentissimo. Sì.
Molto bene, senti Gabriele, fare i puntati sul campionato, ora siete attesi da due sfide interne consecutive, la prima con Trecate. La prima con Trecate, sì, sabato alle 21 al Palazzetto, vi aspettiamo numerosi ovviamente, e niente, è una partita da non sottovalutare, anche se gli avversari sulla carta non sono ostici, credo che abbiano 0 punti classifica ancora. Ma non per questo noi li prenderemo sotto gamba, anche perché, come ci siamo detti, ogni domenica è una sfida a sé, cambia sempre l'avversario, ma il nostro obiettivo deve essere sempre quello di portare a casa 2 punti, ovviamente da chi è davanti. Quindi non dovete solo, cioè nonostante sia fanalino di coda, sì. Chiaramente rispetto per tutti, ci mancherebbe altro, questo sempre, però sì. Neanche quello 0,5 di calo di tensione, perché è lì che poi possono nascere dei magagni. Esattamente, è un attimo che poi magari fai un errore di troppo, iniziano a essere a sommarsi sempre gli errori e poi vai alla fine a vedere che non è bellissima la situazione che siamo da creare. Il famoso attimo di distrazione, uno si distrae un attimo e trac! Esatto. Meglio evitare, no? Evitiamo assolutamente. Evitiamo. Va bene, senti, grazie ancora a Gabriele Finn per questa bella chiacchierata all'interno dell'appuntamento di questa settimana con Bakery Time. Bakery Time che tornerà ovviamente anche mercoledì prossimo, sempre alle 13.30. A questo punto ci sarebbe l'appuntamento con il New Sound. Facciamo un piccolo strappetto alla regola con la nostra scaletta. Ti chiedo, c'è una canzone che ti piacerebbe ascoltare, una delle tue preferite? Ultimamente mi è piaciuto un sacco il singolo di Mengoni. Quale? Ti ho voluto bene veramente. Ma guarda un po', ce l'avevo pronto. Ma qui, dai. Guarda te le volte, dai. Che il caso, il computer, tac, è già pronto a lanciare questa canzone. Allora, con Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente, ringraziamo Gabriele Finn, ti aspettiamo per una prossima puntata di Bakery Time. Volentieri, grazie mille a voi. Intanto mitraglia con i tiri da tre, mi raccomando, che noi seguiamo tutta la situazione. Così sono portato.